fatto una promessa conoscendo l'apporto in un hotel. Ci sono le ciabatte di Vanessa? Sì, Vanessa, non ci credo che hai fatto tutte queste pagine. Allora, adesso non si scherza più. Tu finisci di fare colazione. Ok? Non mi guardare così. E tu staccati da questo telefono. No, aspetta, ho appena iniziato. Hai appena iniziato che cosa? Di giocare. Quando è che inizi a fare i compiti? Dopo. No, no, adesso. Dopo. Adesso tua sorella... No. Adesso. No. Ti do tempo... No. Ti do tempo che tua sorella finisce la colazione e poi andate a fare i compiti. Va bene? Sì. Mi raccomando, eh? Sì. Hai capito cosa ho detto? Sì. Tu vedi di muoverti, eh? Perché veramente la mia pazienza ha superato ogni limite. Ma che cosa? Come che cosa? Oggi che giorno è? Il 28, il 29 più o meno di agosto? No. Non avete ancora... Tu praticamente non l'hai neanche aperto. L'hai leggermente guardato, proprio lei gli hai dato un'occhiata. No, a te mancano 10 pagine da un mese. Falle se 10 pagine. Così poi non ti dico più niente. Poi ripassiamo solo le tabelline, va bene? Sì. Allora, tua sorella è andata a fare i compiti, sollevati, prendi i libri e vai a fare qualche pagina, soprattutto di matematica, anche di italiano, ma soprattutto di matematica, va bene? Sono. Ma ascoltami, ti faccio addormentare io, per sempre però, alzati Vanessa. Alzati Vanessa, è la coscienza che parla. Vai a fare i compiti. Stai per iniziare la prima media, Vanessa. La coscienza ti sta dicendo ripulisciti. Alzati e vai a studiare, Vanessa. Alzati, Vanessa. Alzati che la coscienza si sta arrabbiando, Vanessa. Alzati perché questa coscienza non ne può più di te. Ma guardate invece questa bambina stupenda, fantastica e meravigliosa, che di sua spontanea volontà, non gliel'ho neanche chiesto, è andata a finire il libro. Brava amore mio, brava brava. Hai bisogno... Quanto fa? Cosa? Quanto fa? Cosa? I tre bambini preparano i panini nel pacchetto, ci sono 15 sottilette di formaggio. Quante sottilette potrà mangiare ogni bambino? Allora, quanti bambini ci sono? Tre. E quante fettine di sottilette? 15. Quindi queste 15 fettine di sottilette le dobbiamo dividere per 3 bambini. Quindi la tabellina del 3 ad arrivare a 15. Ah, ok. 3, 6, 9, 12 e 15. 5. Bravissima. Bravissima. Quindi ogni bimbo ha a disposizione 5 fettine. 5 fettine. Mazza, oh, 5 fettine di sottilette a bambino, ma non sono un po' troppe. Dove è andata? Mamma mia, dove è andata? Vanessa? Vane? Cosa stai facendo? Ok, Vanessa, muoviti. D'accordo? A che punto sei, amore? Alla pagina. Alla pagina? 112. Ma sei stata bravissima. Hai visto? Sei contenta? Perfetto, amore. Adesso non hai più pensieri. L'unico pensiero che hai è che ogni tanto ripetiamo le tabelline così quando... Andiamo a scuola. Sì, amore. Così quando andiamo a scuola sappiamo benissimo anche quelle. Brava, amore! Ti meriti una super merenda. Adesso vado a vedere tua sorella invece dov'è. Ok. Che merenda vuoi? Non lo so. Ok, ci pensi tu? Sì. Brava amore mio, complimenti. Grazie. Ringrazia anche me che ti ho spronata a farteli fare, così li hai finiti. Sì. E da oggi all'11 non abbiamo più pensieri. Date. Dormirò e guarderò. Guarda che devi convincere tua sorella a fare i compiti, Anastasia, perché altrimenti io domani non vi porto da nessuna parte. A me sì però. A te sì però, perché sei stata veramente brava. Veramente brava, ok, grazie. Eccola qua, la mia signorina preferita. Come si sta sdraiati sul divano, amore? Come si sta? Eh? Eh? Rispondi, come si sta? Rispondi. Tu non ce l'hai una coscienza. Per forza che hai fame, ti alzi e poi l'unica cosa che fai è stare sdraiata. Ma come farai? Che io, guarda che io. A te, Vanessa, io ti do 3 secondi. Sì, per andare a fare i compiti. Ho fame. Allora, se mi fai mangiare ti prometto che faccio tutti i compiti. Vado sulla camera e li faccio. Ok, va bene. Ti faccio da mangiare e poi non ti voglio più vedere fino a stasera all'ora di cena, ok? Sì.
Mamma? Sì? Mamma, vado su a fare i compiti. Già ho preso il libro, manca solo la matita e la gomma e vado su a fare i compiti. Era ora. Già hai preso il libro. Brava, amore. Sì, brava, amore. Dai, finalmente. Vai a fare qualche pagina anche te. Tua sorella ha finito il libro delle vacanze. Finalmente. Tu non ce l'avevi da fare, però allenati perché tra 2 settimane esatte, Vane, oggi è mercoledì, e tra 2 settimane esatte la scuola ricomincia. La campanella suona. E Valessa non starnutisce. Va bene, dai, vai su che io finisco di lavare i piatti e poi ti chiamo più tardi quando è ora di cena, ok? Ok. Vai, amore, brava. Non ti sconcentrare, eh? Concentratissima. Cucciolini, finalmente Vanessa si è decisa ad andare a fare i compiti. Lo so che per lei non è obbligatorio, però volevo che comunque facesse un po' di ripasso per non iniziare completamente disorientata la prima media. Quindi adesso è andata su a fare i suoi compitini e poi andiamo a vedere come procede. Ok ragazzi, finalmente sono seduta. Perché è sdraiata dopo un bar. Non c'avevo più. No, vabbè, fa niente. Inizio con italiano. Wow, ma tanto se io già le so le cose, cosa devo fare? Vabbè, niente. Allora facciamo questo. Ok. Ma sono facilissime, cioè. Dai. Però ragazzi non ce la faccio più, cioè fa troppo caldo. Un po' di acqua fresca. Ok, questo da sottolineare. Anche i colori, io non ce li ho i colori di strifica, cambio pagina. Facciamo il su. Ok ragazzi, non ce la faccio più, avrò già fatto tipo 3 pagine, basta, non ce la faccio più. Sapete cosa faccio ragazzi? Mi è venuto in mente che in camera di Anastasia c'è la cabina armadio e sopra c'è tipo un nascondiglio. Quindi adesso vado giù, faccio finta che ho sete e mi prendo il cellulare, un po' da mangiare, anche l'acqua. E sto lì tutte le orette e poi faccio una mamma. Sì, mamma, ho finito. Non vado a portare giù il libro, ma più tardi. Andiamo. Mamma? Eh? Non mi chiedevo che c'è tanta sete, no? Si fa caldo tu, forse. Ascolta, hai iniziato a fare i compiti? Ricordati che su hai il boccione dell'acqua. Sì. E quindi puoi riempirla, se sì, sente. Mi fai ridere perché fai così, c'è il sole. Sì, mi vedo un po' anche da mangiare. Ancora? Ma hai appena finito. Non vuoi stuzzicare qualcosa? Studiare ti toglie energia? Hai bisogno di recuperarla? Sì. Va bene, prendi quello che vuoi, l'importante è che fai i compiti, eh? Sì, certo. Ah, sì. Ok. Guarda un attimo cosa c'è dentro un pochino, ok? Sì, sì. Ok, mi raccomando, Vane, non mi deludere perché poi controllo le pagine. Ok. Ciao. Le pagine le controlli? Sì, le pagine. No, non fai niente, mamma. Ma figurati. Anzi, io vi sto facendo un po' una di là, una di qua, la 10, la 20, la 10. Perché? Così mi piace scegliere con gli occhi chiusi. Ah. Vabbè. Quindi è una strategia tua. Sì. Ok, va bene, dai, non ti tengo di più perché sennò non fai più i compiti. Vai a fare i compiti. Grazie, ciao. Adesso non mi tocca che nascondermi nella cameretta di Anastasia e nella cabina armadio. Prendo un bel libro, quello lì, tranquilla. Si chiama questo qua, un genio per amica. E mi prendo anche le cuffie e ascolto un bel po' di musica. E ragazzi, mi raccomando, non dite niente a mia mamma, cioè
metto la croce sul cuore. Ok, ragazzi. Qua c'è la cabina armadio. Prendo i popcorn. Poi pochi, però vabbè. E prendo anche il ventilatore, sì, magari aspetta. Metto giù le cose. Perfetto. C'è un problemino. Un po' troppo alto. Dovrei avere lo scabello. Mettiamo le cose. Mi manca lo scabello per salire. Dove può essere? Vediamo se riesco a salire con le mie magie. Ma ragazzi, visto che fa freddo, cioè fa caldo, prendo un ventilatorino e lui lo sacchetto bello bello bello. Ok, come dovrebbe, mettiamo il dovrebbe qui un attimo e prendiamo tutto quello che ci serve. Ok, mi metto e saliamo. Che difficile, ci vuole scelta. Ci sono, si metto così, esatto, anche con il calzoncino, mi metto un po' di musica e cantiamo, accendiamo, un attimo, che è fatto, ok, mettiamo, ok ragazzi, se connesse mettiamo la musica, aspetta. Sono sempre protetta, come la regina Elisabetta. C'è da mezzo che fa una porta di cera alla testa. Ho fatto una promessa, conoscendo la porta in hotel. Vieni dalla Betty, Betty. Facciamo un rally. Ok ragazzi, è passato un po' di tempo da quando Vanessa è salita. Io ho finito di riordinare la cucina. Ho iniziato un po' tardino oggi, è quasi ora di cena, infatti devo iniziare a organizzarmi per preparare la cena. Vado da Anastasia a chiederle cosa vuole da mangiare e speriamo che Vanessa stia facendo tanti compiti. Ani! Ciao! Brava, fai il cubo di Rubik! Che si rompe! Tutto distrutto perché te l'ha regalato Vanessa che l'ha preso al cinema, solo che purtroppo non è proprio ottimo come prodotto perché si rompono, si staccano tutti i quadratini. Ascolta, devo preparare la cena tra poco e volevo sapere che cosa volevi. Papà vuole il risotto, lo vuoi anche tu? Che risotto? Col gorgonzola e il radicchio vero, guarda che buono. No, vuoi il risotto giallo? No. Vuoi un po' di risotto? Volete il pasta al sugo? Sì. Voglio pasta al sugo? Sì, c'è il sugo buonissimo, quello che avevo fatto con le polpettine. Va bene, okay. Ti faccio pasta al sugo. Ok, dovrei andare a chiedere anche alla Vane. Adesso andiamo su, glielo chiediamo anche a lei. Poverina, sarà stanchissima perché sta studiando tanto. Adesso andiamo a vedere. Allora ragazzi, ho finito il ricordo, però erano veramente pochi. Adesso mi becco il libro e bevo un po' d'acqua. Ci sentiamo dopo. Vane! Vane! Vane? 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 Vane, sei in bagno? Vane? In bagno? No, non c'è. Vabbè. Vane, magari è qui. È andata? Vane? Se era qui la vedevo. Vabbè, non penso che stia sotto il letto, dai. Ma dov'è? Un po'. Magari papà lo sa. Adesso chiediamo a papà che è qua sotto che sta lavorando? Sì. William? Papà? C'è papà? Sì, papà. William, hai per caso visto Vanessa? No. Stava studiando in cameretta, non c'è più. Ok. Ma in casa parlando. Dobbiamo andare a vedere. Non è che è nell'altra cameretta. Andiamo a vedere nella cameretta di là. Ma in camera tua? Vabbè, se fosse qui risponderebbe. Vane! Magari è qui. Vane? Magari è andata a ritirare i panni? Figurati! Col suo bagno va nel tuo bagno. No. Ma dove è andata? Aspetta, qui non sono andata. Ma cosa ci fa qua? Scusa, secondo Vane. Te dovrebbe può essere qua? Vane. Boh, non c'è Ani, Vane. Non c'è. Mamma, hai messo tu questo qua? Boh, può darsi. Sono le ciabatte di Vanessa. Un pupazzo. Ah, sono ma dove si muove? Cos'è che si muove, scusami? Vane.
Popcorn. Popcorn. Cuffie. Beh, un libro. Il libro è positivo. Vanessa? Cosa stai facendo? Vanessa. Avevo trovato qua. Sai cosa ho trovato qua? Guarda questo, io lo sto cercando. Ah sì? Ed era lì? Sì, era qui. Dai, pensa che ho pulito ieri, proprio mi è sfuggito. Ah, quindi ti sei messa a leggere, vuol dire che hai fatto tante pagine. Sì. Ma è tanto che sei qui, Vanessa? Perché io è un bel po', che ci siamo salutati. Neanche 5 minuti. Neanche 5 minuti. Hai pure finito i popcorn? Ah, la lettura fa bene. Quindi abbiamo trovato un bel nascondiglio. Adesso andiamo a vedere il libro, Comunque, volevo sapere cosa volevi per cena. Ti va pasta e sugo? Sì, bene, bene. Molto, molto interessante. Posso vedere il libro? Non so dov'è. Lo so io, aspetta. Guarda, mi sembrava proprio di averlo visto. Eccolo qua. Eccolo qua. Il libro di Vanessina. Viva la secondaria. Ah, sì, l'ho trovato. Guarda, esattamente dove l'avevi lasciato tu. Mi fai vedere le pagine che hai fatto? Ok. Grazie. Ti eri addormentata? Okay. Sì. Allora. Una, due, sì. Tre, quattro, cinque. Non le vedo però, tu le conti ma io non vedo niente. Quattro, cinque. Sì, ma non è che sono anche quelle vecchie, quelle che mi stai facendo vedere? No. No? No. Sei. Sei. Sette. Sette. 8 sì. 9 10 10 che brava. 11 ah sì? Sì, a muzzo, cioè dove capita 12 sì, ma non ci credo che hai fatto tutte queste 13. Pagine non ci credo neanche, 13. Guarda, se ero lì a guardarti come una civetta sul collo. 13. E basta. Sì, sono quelle che hai fatto in tutti questi, in questi giorni. Oggi hai fatto 13 pagine? Tu ci credi? Io non so. No. Ecco. Perché poi c'è tipo mettere una pagina avanti di 3 pagine. Quello gliel'ho detto io. No, ma quello gliel'ho detto io perché non voglio che faccia soltanto italiano. Voglio che faccia un po' sparso italiano, inglese e matematica. Quindi potrebbe essere vero. Ma non capisco il perché ti sei nascosta. Questo non capisco. Perché avevo trovato questo libro e ho detto, ma sì dai, ho già fatto le pagine. Leggiamo. Allora, che tu leggi mi sta bene, ma che tu ti sia nascosta dubito un po' della cosa, quindi andrò a fondo di questa cosa e se scopro che tu non hai fatto tutte quelle pagine, Vanessa, io ti metto in castigo oggi e finisco l'11 settembre, il giorno in cui usciremo da questa casa per andare a scuola, d'accordo? E adesso leggi veramente una ventina di pagine almeno, ok? E poi me le racconti. Sì. Quindi quella pasta col sugo? Allora, cucciolini, Vanessa dice di aver fatto tutte quelle pagine, ma non so il motivo per cui si è nascosta, quindi io dubito che lei abbia veramente fatto tutti quei compiti. Visto che voi sicuramente saprete, mettetemi nei commenti una vostra opinione, scrivetemi nei commenti se Vanessa veramente ha studiato così tanto oppure no, perché se non è così, le aspetta uno di quei castighi epici. Dai, scendi. Ti sei tradita con le ciabatte, Vanessa. Scendi, Vanessa, scendi. Scendi, scendi. Come che so scendi? Dai, facci vedere. Ma guarda un po', che lei ha anche la cabina armadio, ma ha scelto quello di Anastasia perché ci si poteva imboscare per bene. Ma ragazzi, avete... Ricordati una cosa, che io ho chiesto ai nostri cucciolini di scrivermi nei messaggi, nei commenti, se tu veramente hai studiato oppure no, perché tanto loro lo sanno. Vabbè. Ma ragazzi, se non avete ancora comprato le nostre unghie personalizzate di Vanessa e Anastasia, andate subito su www.vanityglow.shop e dovete scrivere scuola 20 nel checkout, così avrete lo sconto del 20%. Cosa aspettate? Andate a comprarle! Ciao! Oggi ragazzi, per la prima volta apriremo un pacco gigante di Temu. Temu è una piattaforma dove puoi acquistare un sacco di cose a prezzi bassi. È sì. Vero ragazzi, noi non abbiamo mai acquistato su Temu. Ed è la prima volta che acquistiamo su Temu. E grazie agli amici e parenti che ci hanno detto che è un buonissimo sito,
per la prima volta li abbiamo acquistati. Sì, eravamo curiosissimi. Abbiamo oltretutto guardato quasi tutti gli articoli che c'erano e poi abbiamo scelto questi. E abbiamo scelto questi che, cioè, alla fine li ha scelti la mamma, eh. Allora, ragazze, sì, effettivamente voi non sapete che cosa ho acquistato perché l'ho fatto di nascosto da voi per farvi una super sorpresa. A scuola ho quindi acquistato articoli per la casa e kids per voi, quindi ce ne saranno delle belle, speriamo, perché ancora non conosciamo l'entità del prodotto, ma sicuramente sono sicura che non rimarremo comunque delusi. Una cosa importantissima prima di prendere i pacchi è che noi abbiamo un codice sconto che poi metterò in descrizione, e con questo codice sconto i nuovi utenti, quindi quelli che si iscriveranno per la prima volta utilizzando il nostro codice sconto, avranno lo sconto del 30%, mentre avranno uno sconto del 90%, che è tantissimo, è quasi il 100%, se acquisteranno i nostri prodotti, quindi quelli che abbiamo acquistato noi. Quindi, ragazzi, mi raccomando, andate a guardare il codice sconto che c'è in descrizione e utilizzatelo, mi raccomando. E se non siete iscritti, iscrivetevi subito a Temu. Bravissime bimbe! Allora, siete pronte? Sì! Allora, Vanessa, sì, prendi questo super mega pacco, ma attenzione, c'è una sorpresa. No, 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 Vanessa! Dietro il divano c'è un cartone, prendilo perché quello sarà il primo pacco che dobbiamo aprire. Vado, vai. Perfetto, bellissimo. Come non ma... bravissima. Forse Vanessa, se ti fai aiutare da Anastasia. Dai, su, vediamo. Wow, che cos'è? Che cos'è? Vanessa, non lo riconosci? Come non lo riconosci? Ma è il portatrucchi! Ah! È il portatrucchi, ragazzi, guardate che bello! Non sei contenta che è gigante? Sì. Allora, guardate che bello questo portatrucchi! Posso mettere anch'io i miei trucchi? No, questo è per Vanessa, per te ci sarà qualcos'altro. È un regalino a testa. Fallo vedere, Vane! Allora, da qua si c'è un'apertura, bello. Quindi qua si mettono i trucchi. Poi dentro altri trucchi li metto. Sì, anche su Temu ci sono tantissimi trucchi. Sì, un sacco. Sì. Qua c'è un'altra apertura e abbiamo dei cassettini meravigliosi. Dopo, Vanessa, faremo vedere il prodotto con all'interno i trucchi che hai già. Va bene? Contenta? Ti piace Anastasia? Quando sarai un pochino più grande avrai dei trucchi anche te. Lo prenderemo anche a te. Ma adesso Anastasia è super eccitata per l'apertura di questo mega pacco. Questi due sacchettini li abbiamo messi da parte e li apriremo alla fine perché sono quelli kids. Oddio, è gigante questo. Questo è super gigante, non si riesce nemmeno ad aprire. Olè! Oddio. Allora, benissimo. Ecco questo qua. Ok. Ragazzi, guardate l'efficienza del sacchetto. Si apre. E poi, ragazzi, voi lo potete riutilizzare con un sacco di altri oggetti. È vero, sono proprio comodi questi sacchetti. Sono grandi, sono ampi, sono spaziosi e si possono riutilizzare perché la loro chiusura è facile e semplice da usare. È veloce. Intanto il gatto sta cercando il suo regalo che non c'è, ma ho notato che su Temu ci sono tantissimi articoli per gatti, giochi, di tutto, per la toilettatura del gatto. Una volta a Natale c'è ancora lo short dove lui aveva il vestito. Babbo Natale. Sì, è vero. Poi ci penseremo. Compreremo anche per Gasper. Hai pescato uno? Prima lei, poi io. Allora, il primo articolo l'ha preso Vanessina. Vediamo un po' che cos'è. Vediamo un po'. Fammi vedere che poi mi sono magari mi scordo. Ah, questo è un regalo che mi sono fatta io. Bello. Perché è un soprammobile. E guardate che bella, togli. Sembra tipo il caffè che esce. Non sembra, è una tazzina con del caffè che esce e che rimane sospesa in aria. Ma guardate che bella che è, meravigliosa. E questo se lo metti sotto e si appiccica. Sì, esatto, potrebbe essere. Non è carino? Sì, è bellissimo. Ragazzi, in descrizione ci sono tutti i link degli articoli che abbiamo acquistato noi su Temu. Esatto, esatto. Quindi se vorranno acquistare uno di questi articoli avranno oltretutto lo sconto del 90%. Bravissima. Ragazzi, cioè praticamente a costo zero. Ragazzi, guardate Gasperino. Gasperino, Gasperino, no, vuoi anche tu un regalino? Anastasia, tocca a te. Super regalo! Ma mamma, che meraviglia! Facci vedere, questo è per il cuscino.
Sì, esatto. Guarda, sono questi fericoscini, guardate. Sì. Così. Bellissima Anastasia. Quindi cosa abbiamo qua? Due copricuscini. Sì. Copricuscini. Che bello, wow. Tenebroso. Vabbè, per adesso sì, poi quando avrete le vostre camerette nuove sarà di Anastasia. E questo è il copripiumino. Guardiamo un po'. Meraviglioso, amore. Sì, amore, certo, è un copri... Sì, qua c'è la faccia del gatto, non si vede bene, aspetta un attimo. Eccola qua, mamma mia che bello. Ani, ottima scelta, bravissima, quindi mi piace un sacco. Quando non c'è Gasper. No, ma dopo lo andiamo a mettere. Quando non c'è Gasper. C'è lui, il gatto nero. Mi mette così, ah che bello. Guarda. Dopo andiamo a metterlo, perché dopo proviamo tutti gli articoli, va bene? Sì. Sei contenta? Va bene, altro articolo. Vai Vane, tocca a te. Oh. Olè. Vediamo un po'. Ah, apri. Adesso ti dico che cos'è. Questo, oltretutto, è una cosa fantastica. È un tappetino che serve da appoggiare sul tavolo, sul piano, e serve per impastare. Avete capito? Sì, è comodissimo. È in silicone, quindi è super lavabile. In dotazione c'è anche la palettina, quella per stendere gli impasti, per raccogliere. No, è una figata, veramente, perché ogni volta vai e magari quando fai la pasta frolla per fare la crostata si sporca il tavolo, poi devi grattare con la spugnetta. Invece questo qua è tipo quello che usi te per andare a scuola. È vero. Vero, Ani? Non si rompe. Esatto, lo puoi piegare, lo puoi strizzare, puoi farne quello che vuoi e lui non si rompe. Puoi lanciarlo dappertutto, soprattutto quando è sporco. Bello, bellissimo, non vedo l'ora di usarlo, anzi lo userò stasera. Vai Anastasia, vediamo un po' cos'è. Ma sai che non mi ricordo? Ah, questo è simpaticissimo. Questo è per il bagno, è troppo simpatico. Questo, Vanessa, è un adesivo che si attacca praticamente sopra il coperchio del water ed è troppo simpatico. Vediamo un po', tiralo su bene, aiuta la Vane. È l'immagine, praticamente questo si mette al di sotto del coperchio del water, quindi quando tu sollevi il coperchio c'è lui che fa così col naso, che si tappa il naso come per dire mamma mia che puzza. Però io direi di metterlo fuori invece, non dentro. Sapete perché? Perché dentro quando si scarica si potrebbe bagnare e quindi potrebbe staccarsi. Dopo proviamo tutto. Così perché dice ho già capito di fare la cacca. Ha già capito che in quel posto lì c'è un po' di puzzetta. Vai Vane. Vediamo un po', adesso è terrorizzata. Vediamo. Ah, questo è sempre per il bagno. E sapete che cos'è? No. Vi piace? Ah, ho capito, quello che attacchi la cartigenica. È un portarotolo di cartigenica. E quello si attacca al muro. Poi guardiamo bene come funziona. Comunque questo è un portarotolo, vi piace? Sì. È forte, è bello, eh? E visto che avremo due bagni nuovi, anzi tre, potremmo utilizzarlo in uno dei tre bagni. È bello, in corda. Ti piace? Questo qua in corda? Va bene. Tocca a me. Sì. Vai, Ani. Oh. Questo invece è per la cucina, io so che cos'è. Il tappeto. È il tappetino per la cucina. Lo mettiamolo. Sì, certo. Vediamo con un po'. Questo a me piace un sacco gioca. Anche a me piacciono un sacco. Poi quello che ho si è rotto. Guardate che bello. Vediamo un po'. Che bello. Cioè io ragazzi, è morbidissimo. Bello. Questo si può lavare anche in lavatrice. Visto il tessuto, bellissimo. Mi piace un sacco. Te piace, Ani? Sì. Ha provato, Vane? Sì. Dopo lo mettiamo giù e lo proviamo subito con i nostri piedini. Poi si spiega già subito perché tu capisci perché fai così. Sì, deve stare dritto poi però. Ok. Aspetta. Hai capito tu? Certo, io so che cos'è. Ok, questi sono una cosa fighissima. Cioè, fanno le formine? No. Questi sono dei coperchi che si allungano. Quindi, in base alla dimensione della ciotola, tu glielo metti sopra e lo puoi modellare. Tipo che noi non troviamo più i coperchi. Esatto. Possiamo mettere questi. Sì, no, guarda, sono fantastici. Più di un... Vedi che si allunga. Adesso senza romperlo. Ovviamente non è che lo devi rompere, però. Poi dopo li proviamo. Adesso li provo perché ho quelle ciotole bianche trasparenti e non ho i tappi per quelle ciotole. Proviamo tutto.
Certo, amore. Anche quando la metti la carta di ma questo qua è piccolino. È piccolino, perché ci sono le ciotoline piccoline. Io le ho le ciotoline piccoline. Sì, sì. Sì. Ok, lascia qua. Ah, quelle colorate. Brava. Ah, sì, quelle che io uso tipo per fare lo slime. Anche, sì. Vai, Ani, tocca a te. Vai. Vai. Questo l'ho preso e so già anche dove metterlo. Ok. Piano piano, apri. Guarda che bello che è. Not over when you. Ma guardate che bello. Lose it's over when you hope. Ok, dopo cerchiamo di capire anche che cosa significhi, ma mi piaceva troppo l'immagine e ce la vedevo. No, qua dietro, dietro la PlayStation. Esattamente in questa parete qua. Io ce lo vedo qua. Qua così. Dai, su che stiamo quasi per finire, poi c'è Kids. Vediamo. Oh, questo è il mio preferito tra le varie scelte casalinghi. Okay. E sarà anche il vostro preferito. Adesso vi spiego perché. Sì, anzi, poi proveremo subito a usarlo. Questo è una festa patata e fa le patatine di quella forma. Ok, dopo li facciamo. Esatto. Così dopo... perché io ho un po' di fame. Ma dai, che strano. Con le patatine. Esatto, tu lo affetti anche... e le fa così. Esattamente così. E poi le mettiamo in friggitrice d'aria e facciamo lo snack. Va bene? Sì. Fatela vedere. Guardate che mentre bella. Mentre guardiamo un film? Sì, stasera mentre guardiamo un film e facciamo le patatine. Dopo proviamo tutto, poi facciamo le patatine e andiamo su vedere un film. Ma va bene, amore. Anche qui. Adesso, cucciolini e cuccioline, siamo arrivati al momento kids. Brava Vanessa, brava Anastasia. Per ora siete soddisfatte degli acquisti? Sì. Quanto voi consigliereste Temu ai vostri amici e ai vostri parenti? Io tantissimo, io lo consiglierei al 100%. Anche perché il primo reso per ogni ordine è gratuito. Ma non solo. Pensa che se tu acquisti un articolo e poi lo rendi e in quel momento che lo rendi il prezzo è sceso, c'è l'adeguamento del prezzo, quindi ti rimborsano la differenza di prezzo. Cioè è fantastica questa cosa, io penso che solo Temu possa fare una cosa del genere. In più, ma quanto è stato veloce, voi non lo sapete, ma io l'ordine l'ho fatto una settimana fa, 10 giorni fa al massimo, quindi ci vogliono 7-10 giorni per l'arrivo dei prodotti. Che ne vale assolutamente la pena, soprattutto per i sacchetti fantastici di Temu, che a me piacciono un sacco, perché veramente questi sacchetti sono troppo, troppo riutilizzabili e utilissimi. Va bene, adesso abbiamo terminato con i casalinghi e passiamo al kits. Mettiamo tutto il kits qua sopra. Quello, Vanessa, è tuo. È mio? Eh sì. Vediamo un po'. Quanto sono belli. Belli, lo metto adesso. Vero che tu mi avevi chiesto questi guanti e posso scrivere. Belli, vero? Sì. Me li fai vedere con la bene? Taschina. Hanno anche la taschina. Ma quanto sono morbidi. Wow, ragazzi, sono di un morbido che dovreste sentirli. Non è una tasca. Ma ragazze, qua c'è un bottone, tu ti puoi chiudere le dita dentro. Mamma mia, che asinelle che siamo. Hai visto? Così. Eh sì, quindi se fa troppo freddo di sera, se andiamo in montagna durante il giorno puoi tenerle libere, ma la sera le puoi coprire le dita. Sono bellissimi, guarda, veramente. Saperlo te le prendevo anche a te, ma non è detto che non possiamo fare un altro ordine. Anzi, penso che farò un ordine al mese io su Temu, perché mi piace troppo. Poi vi faccio vedere il loro sito e impazzirete pure voi. Ora tocca ad Anastasia. Vai Ani, allora aspetta, perché ti ecco, il tuo è questo. Questo qua. Vediamo un po'. È morbidissimo. Fa sentire. No, ma è morbidissimo. No, ma è morbidissimo, ragazzi, ma che cosa usano? Ani, questa è la tua magliettina corta e il pantalone. Cioè, è arrivato fino a qua. Sì, con la canottiera sotto. Bellissimo, amore, per San Valentino, per San Valentino, secondo me. Il rosa è il mio colore preferito. Il rosa è il tuo colore preferito, la mamma lo sapeva. Dopo proviamo anche questo, amore, ti va? Quanto sei bella e quanto è morbido. No, ma ragazzi, ma cioè, veramente, ma come, cosa usano? Mi dispiace per voi, dovete prenderlo questo. Assolutamente. Cioè, ci dormite di sera, cioè, sarà il mio pigiama, vorrei. Addirittura il tuo pigiama. A scuola sarai morbidissima con questo, Sì. Calda e morbida. Sì, amore, sì, vai Vane. Vado. Yes. Cosa sarà mai? Che cosa morbidissima.
Vediamo. Ma veramente? Che bello. Giralo che non vedo il davanti. No. Quindi abbiamo una canottierina, California, no, Los Angeles. Questo è un top, hai ragione, sì, è un top. Fa più caldo. Cioè tra poco anche. Esatto, sì. Sì, il pantalone li posso usare come tutta a scuola. Bellissimo, il colore è stupendo, color cammello. Ma sono due. Amore, certo, c'è la felpina sopra, il pantalone e il top. No, è bruttissimo. Fa sentire. Vedo che arriva l'estate. No, questo lo puoi già mettere. Con una magliettina. Quando andiamo a fare la prova nella nuova palestra di Pop, usi questo, mm-hmm, se vuoi. Anche con questa? Certo. Sei contenta? Ti piace? Belli. Bellissimi. Anche la taglia, mi sa che ci siamo, Proviamo dopo, amore. Io facciamo bello vedere a Temu come stai bene e a tutti i nostri follower, Va bene? Io invece mi metto bella. Certo, amore. Quindi, ragazzi, adesso ricominciamo un attimino. Vi rifaccio la domanda. Quanto consigliereste Temu? Infinito? Infinito anch'io. No, veramente, ma poi soprattutto la qualità del prodotto, del tessuto. Ma ragazzi, ma il tuo poi è super morbido. Sì, infatti. E i guanti di Vanessa anche. E anche questo è bellissimo. Ti piace, amore? Sì. Sono contenta. Sì, amore, morbidissimo. E poi no, hai notato una cosa? Che nonostante il viaggio non sono stropicciati? Sì. Cioè, sì, non sono stropicciati, sì, neanche i tuoi. Quindi il tessuto è fantastico. Vuol dire che quando lo lavo non si stropiccia. Wow! Quindi compreremo solo da Temu da oggi in poi. Anche l'abbigliamento. Allora. Ci sono prezzi bassissimi. Bassissimi, veramente, veramente. Quindi sì, sono bellissimi. Comprare su Temu fa venire l'allegria. Allora, mentre Vanessa ritira la sua super tuta, che poi però indosserà, Anastasia apre il suo ultimo regalino e con questo concludiamo gli acquisti su Temu. Cos'è, amore? Allora, vediamo. Vediamo, togliamo questo. Questo che è un elastico, che bello. Bellissimo. Perché io ho sempre caldo. Sì. Quindi, cioè, con questo ti puoi fare 6 nodi. Sì, amore. Amore, lo rompi. Madonna, ma veramente, no, gigante, è incredibile. Anche stai male. Wow, vediamo un po'. È in estate, mamma. Tra poco, wow, ma qua bello, è tutto adesso cade. È tutto arancione. È tutto arancione, che bello, un mondo arancione bellissimo. Vediamo un po', Vane. Poi in estate, quando ci andiamo al mare. Sotto il sole, l'ombrellone. Che bello il sole. Il sole arancione. Anastasia, ti voglio vedere con la coda col nuovo fiocco, sì, di Temu, eh? Va bene, adesso dobbiamo andare a provare alcune cosine. Io direi di andare ad attaccare sul water, intanto sicuramente questo. Mettiamo quello, il tappetino. Mettiamo il tappetino e proviamo anche uno di questi coperchi perché sono super curiosa. E affettiamo una patata e la proviamo. Vanessa, vuoi riempire anche il tuo? Sì. Dai, va bene. Allora, andiamo a mettere il tappetino. Aspetta. Ah, tu sei giusto, devi fare il giro del mondo. Girati, fammi vedere. Bellissima, Ani. Aspetta, perché il fiocco non ha più una forma. È attorcigliato insieme all'elastico. Aspetta un attimo. Più o meno. Eccoci qua, dai, va bene. Fatti vedere. Fatti vedere. Ma quanto stai bene con la coda che non te la fai mai? Mai. Wow, che bella bimba. Ma chi è questa bimba? Guarda che cadi. Andiamo a provare Anastasia, vieni, ti salvo io. Per romperti la gamba. Vanessa, andiamo a provare un po' di cosine? Ok, cuccioline. Allora, ci siamo trasferite in cucina per provare e testare alcuni prodotti che abbiamo acquistato. Allora, il primo è la tovaglietta, che ovviamente adesso non mi devo mettere a impastare perché non ho nulla da impastare, però la possiamo utilizzare come base per lavorarci sopra lo stesso. Questo è il taglia patate. Ok, prova. Wow. No, ragazzi, Anastasia è esattamente quella delle patatine che piacciono a te. Sì, però quando le metti in forno sono... Mamma mia, chissà che bontà. Vedi, taglio, guardate il taglio. No, ma che figata. Questo articolo mi piace un sacco. Io appena l'ho visto l'ho acquistato perché non l'ho mai visto da nessuna parte. Magari non l'ho visto io. Ecco, magari un pochino più spessa. Però mi piace troppo, veramente. Guardate ragazzi, ancora non sono pronti, ma poi dopo vi faremo vedere il risultato finale. Gnam gnam, io non vedo l'ora. Adesso andiamo a far vedere il tappetino, Anastasia. Ah, poi aspetta, hai ragione, sì, continuiamo qua. Allora, abbiamo preso 3 contenitori, sì, di tre misure diverse e proviamo subito i coperchi. Mi raccomando, fate aiutare da Vanessa, Ani. Allora, guarda. Aspetta. E voilà, vediamo.
Si è chiuso? Si sta chiudendo bene? Sì. Perfetto, guardate, c'è anche lo smile sopra. Sì, io l'avevo notato. Io no. Oh ragazzi, ma vediamo con questa misura piccina piccina abbiamo il tappo giusto. Fantastico. Ma ragazzi, ma lo sapete il risparmio che avremo sulle pellicole che utilizziamo per chiudere, vero? Adesso anche questo? Sì. Bravissima, perfetto. Boh, poi abbiamo altre misure, però non abbiamo tutti i contenitori delle stesse misure, ma potremo un giorno averli. Perfetto, bellissimo. Adesso ho messo le patatine in friggitrice ad aria e poi assaggiamo come saranno venute. Sì. Ani, mi fai vedere il tappetino, mi dici se è comodo? Sì. Vediamo un po'. Comodissimo. È morbido? Bello. Sì, amore, non è per sdraiarsi, però va bene. È comodo? Poi camminateci su, ditemi se si sposta o se aderisce perfettamente al pavimento. Aderisce. Aderisce? Bene, molto carino, vero? Anche i colori. Ma adesso, Anastasia, dove andiamo? Andiamo a mettere l'adesivo sul water. Non è troppo forte. Che bello. Che simpatico è. Cioè io vado a dire mamma vuole fare la canta. Vediamo papà quando va in bagno. E dico ah, è vero, c'è questo. C'è qualcosa che non va. Vediamo papà quando va in bagno. troppo simpatico, ottima scelta, ma guardate che bello. Ragazzi, stavano togliendo, no? Abbiamo scoperto che la plastica sopra si doveva togliere. È perché rimane. Eh sì, non praticamente abbiamo tolto la plastica trasparente sopra ed è rimasto infatti, il disegno, è ancora più nitido. Se no poi si vedeva che era un po' esatto. Soffricciato. No, cioè, guarda, bellissimo. Ne comprerò altri, lo sapete? Anche tutti. Tutti, li mettiamo in tutti i water che abbiamo, no, perché noi abbiamo solo... Meglio che non lo diciamo quanti bagni abbiamo. Lo prendiamo e lo attacchiamo qua. Va bene. No, la tocchiamo a casa. Ragazzi, mancano delle cose bellissime. Che sono gli abiti, il trucchi e il copripiumino, Anastasia. Quindi adesso ci tocca andare su un attimo, sì. Dai. Bimbe, posso entrare? Sì. Siete pronte? Sì. Oh, wow, bellissime, vi siete cambiate. Mamma mia, Anastasia, immagino la morbidezza che hai addosso. Come ti trovi? Bene. Stai benissimo. La tua magliettina è corta, sexy. E tu Vane come ti trovi? Bene. Sei bellissima amore mio, ti piace? Ti sta proprio bene questo colore. Ma vogliamo parlare del copripiumino con il copricuscini? No, ma sono belli, è bellissimo. Fa un effetto micidiale, stupendo. Ora posso toccare i baffi. Ma hai messo in ordine i tuoi trucchi? Ah sì, 3, 2, 1. Wow, allora, questo è ordine, finalmente, non mi sembra vero. Questo era là, poi avevo questa cassettina qua rosa. Sì, che hai regalato ad Anastasia. Sì, ok. Che è molto bella quella cassettina. Certo. Dopo poi quindi, sì. Praticamente qui dentro ho messo, qua dentro che ci sono i rossetti. Tutti i rossetti, sì. Poi abbiamo il blush, la cipria, la terra, le spugnette, la spugnetta. Che Gasper ti portava sempre giù, vero Anastasia? Infatti ora è meglio perché a lui, se la vede, non può prenderla. Cioè, no, pensa, meno che non riesce ad aprire il cassetto. Magari da lontano pensa che è aperto, ma poi vede e è chiuso. Comunque, questo è ordine, ragazzi. Questo è mio. Ordinatissimo. Devo lavare, infatti dopo lavo le spugnette perché sono leggermente sporche. Ah, ma si possono lavare le spugnette? Sì, ma con dai. Il sapone diventano morte e bianche. Ma cioè, pensa. Il colore loro. Bene, qua abbiamo messo poi altri rossetti, le creme per la skin care all'inizio. Benissimo. È riuscito a ordinare molto meglio, infatti guardate i cucciolini, è ordinatissimo. Anche brava, sono proprio contenta. Adesso ti manca un portapennelli. Eh sì, vero? Di vetro. Di vetro quadrato, va bene, vediamo di trovarlo anche per questo. Benissimo, allora cuccioline, io direi che il video può terminare, ma soltanto dopo aver assaggiato le patatine, andiamo che andiamo subito ad assaggiare e poi terminiamo questo fantastico video. Okay. Eccoci qua, guarda che sono calde. Guardate ragazzi la forma perfetta. Sì, guardate che roba. No vabbè, io direi che ci siamo. Sono bollenti, come fai a mangiarle? Non mischiarle con quelle crude, adesso le facciamo tutte. Allora cucciolini, io direi che possiamo, è talmente golosa che riesce a mangiarle. Cuccioline e cuccioline, il video è finito qua, ma mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi su Temu con il nostro codice sconto, il link in descrizione, da cui avrai il 30% oppure il 90% se acquisti i nostri articoli. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ciao. È arrivata mezzanotte, le campane